sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi miei cari figliuoli. Oggi è giovedì 27 agosto e la Chiesa celebra la festa liturgica eh, di San Giuseppe Calasanzio eh, ma io vorrei ricordare già da oggi che domani 28 agosto si celebra sia nel calendario liturgico tradizionale come in quello riformato la festa liturgica di Sant'Agostino di Pona vescovo dottore della chiesa no e quindi vorrei oggi parlare un, un attimino già oggi di lui di Sant'Agostino eh, convertito dalla dalle preghiere dalle lacrime della madre Santa Monica, come lui stesso afferma, non l'avesse scritto lui oggi i neomodernisti direbbero che ci inventiamo le storie. Lo dice Sant'Agostino che la mamma ha ottenuto la sua conversione e anche ha eh, diciamo, collaborato moltissimo quel grande genio eh, di predicatore e pastore che è stato Sant'Ambrogio vescovo di Milano. Sant'Agostino non è facile da incasellare Già il mattutino di domani lo definisce Esimio Dottore della Chiesa, cioè non solo la Chiesa gli ha dato il titolo di eh, Dottore della Chiesa, ma Esimio eh, è forse l'unico, anzi è sicuramente l'unico caso eh, Esimius. Doctor Ecclesie, così viene chiamato Sant'Agostino. In effetti, Sant'Agostino, più di tutti, insieme a San Tommaso d'Aquino nel XIII secolo, è quello che ha dato, come dice Fonbaltas, un'impronta di sé alla teologia cattolica latina. Ancora oggi, se voi parlate con i teologi orientali, come è capitato a me. Io ho studiato, eh, tra le altre cose, anche teologia orientale alla, alla, alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, poi alla Gregoria, ma i teologi orientali dicono che noi cattolici latini abbiamo una teologia, una visione agostiniana. Eh, questo per dire quanto ha influito eh, sul pensiero teologico cattolico e sull'impostazione, eh, sulla visione di fede generale e complessiva, il pensiero di Sant'Agostino. E, diciamo di lui si possono dire, eh, si può eh, diciamo, provare ad, ad approfondire Sant'Agostino da vari punti di vista. Io quest'oggi vorrei farlo dal punto di vista teologico. Ecco, qui con me due libri che, siccome ne cercavo, io vorrei citare tre libri eh, di Sant'Agostino. L'Opera Omnia è stata. Portata avanti dalla casa editrice Città Nuova, eh, che merita in questo un grosso applauso. Vi mostro i tre libri, anzi due, perché il terzo l'ho cercato qui nella mia biblioteca. Ma purtroppo, siccome i libri io li frequento continuamente, li cito, poi li prendo, poi li poso. Purtroppo, qualche volta anche dalla mia biblioteca li presto, e allora succede che tante volte poi non riesco più a individuarli. Quindi il terzo non l'ho trovato, <ride> ma inizierei con questo qui. Eccolo. Eccolo, è quello decisivo per conoscere eh, il grande Sant'Agostino di cui domani cebreremo la festa, Esinius Doctor Ecclesiae, le confessioni. Le confessioni sono in assoluto uno dei best seller di tutta la tradizione eh, eh, cattolica latina, appunto. Eh, sono un è un'opera autobiografica. Confessio significa confessione nel senso di testimonianza cioè Sant'Agostino rende testimonianza al Signore per eh, averlo eh, convertito alla fede cristiana e battezzato. E così qui racconta la sua vita. E ci sono anche dei passaggi semplicemente commoventi in quest'opera, altri invece un po troppo impegnativi. Per eh, eh, diciamo per una mente un po' meno preparata, l'altro libro dei tre che volevo citare come eh, 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 testi che sono entrati nella storia, quindi il primo: le confessioni, il secondo, è questo qui. Eccolo, eh, non si vede forse molto bene. Questa è ad opera di Città Nuova: quella è la Bompiani che fa un lavoro prezioso. Però eh, tutte le opere tradotte di Sant'Agostino, siccome che stiamo parlando di Sant'Agostino, portano a, a lato eh, la, il testo originale latino, tranne che non siano diciamo, edizioni commerciali questo è il commento al Vangelo di San Giovanni un'opera che io raccomanderei a tutti i miei confratelli sacerdoti lo dico con enorme eh, rispetto questo, eh. cioè sarebbe opportuno che ogni sacerdote eh, ogni parroco, ogni predicatore, eh, omileta potesse avere eh, nella propria eh, eh, biblioteca questo testo qui di Sant'Agostino che se non sono le confessioni, eh, però, eh, questo della, eh, del commento al Vangelo di Giovanni eh, occorre averlo non è esattamente eh, tutto per intero il testo eh, del, del commento perché altrimenti ci volevano altri volumi. Diciamo che sono eh, i, le omelie più celebri di Sant'Agostino relativamente al quarto Vangelo e il terzo testo che, vol che volevo citarvi e che non ho trovato è eh, il De Civitate Dei che però c'è, bisogna che lo cerchi bene, nella mia disordinatissima, nonostante sembri il contrario, disordinatissima biblioteca, il De Civitate Dei, cioè la città di Dio, un'opera che ha fatto la storia. Questo per dirvi... Come ci si può muovere eh, per una lettura introduttiva al grande eh, genio, possiamo chiamarlo così: eh, genio non solo della storia eh, cristiana, ma dell'umanità intera. Bisogna che si sappia che purtroppo, e questo lo dicevamo già anche ieri sera nell'intervista nel dialogo intervista con il giornalista Colombo eh, di Milano eh, che ha fatto numeri sorprendenti eh, che la, eh, la cultura in Italia dal 68 in poi è monopolio della sinistra per cui io ho fatto il liceo classico ma penso che questo posteranno testimoniarlo anche altri eh, che hanno fatto il liceo classico e hanno studiato quindi filosofia Sant'Agostino viene liquidato vergognosamente in quattro battute per il fatto che è Sant'Agostino, eh, capito? E questo è veramente qualcosa che fa riflettere sui pregiudizi. E, e questi di sinistra che attaccano noi di essere bigotti hanno un bigottismo di color rosso che è insanabile. Insanabile, guardate. Io mi ricordo il mio professore di filosofia trattò Agostino di Pona come fosse il chierichietto di Turno e questo la dice lunga perché invece Sant'Agostino eh, ha segnato la cultura. Non solo teologica ma anche filosofica eh, dell'Occidente. Non si può pensare di eh, eh, conoscere la teologia cristiana, dice von Baltasar, se non si studia Agostino di Pona. È uno di quegli snodi, eh, eh, di quegli snodi eh, decisivi che invece nel, nei licei qualcuno scrive allo scientifico come Katia Rizzo, quindi anche lì accade questo. Nei licei purtroppo viene liquidato perché sono in mano ad una eh, monopolio eh, bigotto di sinistra, c'è un bigottismo eh, sessantottino Fiori Cari che è veramente la peggior specie di ideologia. La peggior specie di ideologia, non ho dubbi. Ci sono passato io, quindi l'ho visto, l'ho sentito come gli occhi caro, cari miei. Ecco, invece, Sant'Agostino è un genio straordinario che è, 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 è approdato a Gesù Cristo attraverso la madre, è stata la mamma a convertirlo. Eh? Eh, dobbiamo sempre ricordare perché se, come ho detto all'inizio se lo dicessimo noi passerebbe per eh, eh, diciamo eh, affermazione mo ci vuole bigotta ma invece è proprio Agostino che dedica come sapete come penso saprete dedica parecchie pagine delle confessioni a questa straordinaria figura della madre Monica si chiamava che riesce a convertirlo io raccomanderei a tutti di eh, leggere eh, le confessioni. Però farei in questo modo saltare la prima parte piuttosto filosofica, sono le argomentazioni sul tempo, così via, per andare poi direttamente invece al racconto autobiografico che è, è, diciamo è abbastanza avvincente. Il Mattutino di domani dice di Sant'Agostino questa cosa qui, adolescente mentre era Cartagine, cadde nell'eresia dei Manichei. Quindi partì per Roma, poi si converte, guardate cosa aggiunge il mattutino, eh, fondò una, 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 diciamo una famiglia religiosa. E si dedicò alla dottrina e all'apostolato. Ecco, mi pare molto significativo questo. Si dedicò alla dottrina e all'apostolato. E come se non bastasse, l'ufficio eh, divino aggiunge anche un'altra cosa molto importante di Sant'Agostino, che mi pare molto importante sottolineare. Eh, guardate che cosa dice eh, il, il martirologio romano. Eh, difese eh, in maniera acerrima contro i Manichei e altri eretici la fede cattolica. Sì, Sant'Agostino può essere considerato, Fiori Cari, uno dei più grandi. Eh, diciamo eh, difensori della fede cristiana, in particolare lui ebbe a che fare con tre grandi eresie del suo tempo. Una delle quali lentamente volgeva al declino, le altre invece dovette affrontarle frontalmente. Vi dico quali sono queste tre eresie: la prima è l'eresia ariana. Che conosciamo molto bene ormai, grazie a Radio Domina, perché nessuno ne ha mai parlato. Ma visto che oggi c'è il neo-arianesimo eh, imperante, bisognava conoscerlo e farlo, e farlo circolare come eh, criterio interpretativo. Ario, l'arianesimo nega che Gesù Cristo sia Dio. Agostino si impegna in una battaglia frontale appunto per dimostrare che l'arianesimo è un'eresia e per testimoniare che eh, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. L'altra delle tre che Agostino combatte è il donatismo. Il donatismo affermava che i sacramenti sono validi se sono celebrati da ministri puri e santi, altrimenti sono invalidi. Quindi è la formula ex opere operantis, cioè che il sacramento è valido se il sacerdote è santo, questo diceva il vescovo Donato e invece questo la Chiesa lo nega, cioè il sacramento è valido indipendentemente dalla santità del ministro, perché il sacramento è ex opere operato, cioè diventa efficace ed è valido non sulla base della santità del ministro di Dio quindi del sacerdote ma per le parole della consacrazione per la materia eh, che sono il pane e il vino e per l'intenzione stessa quindi eh, combatté moltissimo il donatismo fu proprio lui a vincerlo il donatismo la terza grande eresia che agostino combatté dopo senza mai stancarsi eh, guardate agostino è veramente una figura eh, di pastore che oggi viene sempre rappresentato col cuore in mano che è Combatté oltre all'arianesimo e al donatismo fu il manicheismo a cui lui aveva aderito, che afferma l'esistenza di due. Eh, principi. Il principio divino del bene e il principio divino del male, mentre il messaggio cristiano afferma che c'è un solo principio, quello del bene, e che il male è solo una privazione eh, del bene. e Lui ha da questo, no? Agostino malum privatio boni, cioè il male è eh, privazione del bene, non ha consistenza eterna come eh, il bene. E, e naturalmente si tratta soltanto di suggestioni, però vorrei invece leggere. Che cosa scrive eh, Sant'Agostino eh, a proposito eh, della eh, estasi che ebbe con la mamma prima che la mamma morisse? Era ormai prossimo il giorno nel quale doveva uscire da questa vita quel giorno che tu conoscevi mentre noi lo ignoravamo, quando accadde credo per opera tua e secondo gli occulti tuoi disegni, che io e lei da soli ci trovassimo appoggiati a una finestra dalla quale si vedeva il giardino interno della casa in cui eravamo, nei pressi di Ostia Tiberina, dove lontani dalle folle, dopo la fatica di un lungo viaggio, ci rinfrancavamo le forze per metterci in mare. Discorrevamo dunque soli con molta dolcezza e dimentichi delle cose passate e con il pensiero rivolto verso le cose future, cercavamo in presenza della verità che sei tu, quale sarebbe stata la vita eterna dei santi. Che meraviglia. Querebamus qualis futura esset vita eterna santorum. Chi di noi oggi si ferma a parlare con la mamma, col papà, col marito, con la moglie, con i figli di questo? È un capolavoro questa affermazione. Agostino, ormai convertitosi, ha intorno ai 35 anni, e la mamma Monica, ormai eh, prossima alla morte, sulla sessantina di anni, mi pare che dice proprio l'età più avanti. Agostino, e eh, discutono tra di loro: come sarebbe bello che tornassimo a farlo anche noi? Discutono tra di loro, affacciati sul lido d'ostia, prendendo un caffè e una granita. <ride> <ride> Prendendo un caffè e una granita al bar sul lido di Ostia, discutono eh, sulla eh, sorte della vita eterna dei Santi. Querebamus, qualis futura esset vita eterna santorum. Però spalancavamo la bocca del cuore, guardate che meraviglia, verso i flussi altissimi della tua sorgente. I, cordis in superna fluenta fontis lui. E, e la, 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 la scrittura di Agostino è una scrittura fluente, cristallina. Lui era anche un retore di grosso spessore. Perciò, leggere il testo in latino poi nell'originale latino lascia proprio un gusto in bocca. E poi Agostino più avanti aggiunge: Queste cose dicevamo, parlano quindi del paradiso. Agostino, il figlio Agostino e la mamma Monica, parlano del paradiso, parlano della vita eterna. E a un certo punto, Agostino dice: Queste cose dicevamo, eh, però, Signore, tu sai che quel giorno in cui dicevamo queste cose, eh, ella disse, Figlio, per quanto mi riguarda, in questa vita non c'è più nulla che mi diletti. Che cosa io faccia qui e perché io sia ancora qui? Non lo so. Stiamo leggendo dalle confessioni Libro Nono. Eh, perché ho ormai esaurito ogni speranza in questo mondo. C'è una sola cosa per la quale desideravo rimanere ancora un poco in questa vita: vederti cristiano cattolico prima di morire. Monica, sei bacchettona, antibergoiana! Ma non hai capito che andava bene anche se Agostino, seguendo la propria coscienza, fosse rimasto Manicheo? tanto le religioni sono tutte uguali leggiti il documento di Abu Dhabi leggi i testi di Bergoglio per favore Santa Monica ma poi questa visione soprannaturale che anche Agostino possedeva, questo parlare del paradiso, attenzione che se noi nostri poveri fratelli cattolici progressisti raneriam bergogliani, poi ci rimangono male se parliamo di questo ma è possibile che no? Agostino qui non parli mai dei poveri e degli immigrati? Può darsi che mentre Parlavano, li hanno visti sbarcare, non lo so io, eh, e aggiunge eh, Santa Monica. Questo desideravo: vederti cristiano cattolico. Dovremmo pregare che le mamme oggi sentissero il bisogno di pregare per i propri figli perché sono troppo lontani da Dio. Ecco. Sono tro gli adolescenti hanno un richiamo mondano a causa dei media, a causa di questa società diabolica, perché è una società immersa nel peccato che è un richiamo più forte del richiamo della fede. È più forte del richiamo della fede, no? E, e lo vediamo molto bene, gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti e poi i giovani, vogliono la movida, capito? Vogliono, vogliono il divertimento, vogliono il mondo e spesso questo è sinonimo di peccato. E Santa Monica dice, e, e desideravo solo vederti cristiano cattolico prima di morire. Guardate come conclude Santa Monica secondo le parole riportate da Sant'Agostino. Il mio Dio mi ha concesso questo in straordinaria abbondanza, al punto che vedo addirittura che tu hai disprezzato la felicità terrena e ti sei fatto suo servo. Che cosa faccio io qui? Che meraviglia! La mamma. Eh, riceve da dio sempre eh, eh, il signore premia le nostre preghiere figlioli cari eh, c'è il salmo che dice nell'andare se ne vai piange portando la semente da gentare ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni la preghiera è vuoto a rendere non a perdere e santa monica il signore l'ha stupita perché lei dice io avevo pregato per la tua conversione in realtà tu adesso invece ti sei addirittura dato a dio e quindi dice monica adesso che ci sto a fare sulla terra Sarebbe interessante recuperare, perché non ce l'abbiamo più, fioli cari, questa dimensione viatrice che ha caratterizzato i cattolici i cristiani di ogni epoca. La dimensione viatrice, cioè siamo in cammino verso il cielo. Però attenzione a parlare, non con gli atei di questo e neppure coi miscredenti attenzione a parlarne coi catto comunisti, coi catto progressisti, coi catto bergoiani, coi catto loreficiani, perché questi vi bestemmieranno addosso se dite che esiste il cielo, che se il cristianesimo esiste per la redenzione, è un capovolgimento clamoroso e poi Santa Monica morirà appunto a Ostia e verrà sepolto sepolta col pianto eh, di agostino eh, col pianto di agostino eh, e dice sant'agostino alla morte della mamma monica che cos'era allora quel peso di dolore che sentivo dentro di me se non la recente ferita dello strappo improvviso di un'abitudine di vita in comune assai dolce e cara che qua io non so io mi commuovo sant'agostino aveva il desiderio di recuperare il rapporto eh, con la propria mamma perduto a causa della mondanità è una cosa che anche io porto con me non posso spiegare come sarebbe stato bello per me poter recuperare del tempo perduto con dei familiari eh, eh, diciamo affascinati dal 68 con dei familiari parenti amici conquistati dall'ideologia eh, comunista o neocomunista eh, e, e oggi sarebbe bello poter recuperare il tempo con tutti i unacum e con tutti i bergogliani accecati da questa versione ideologica e frammentata dell'identità cristiana Sant'Agostino si rammarica sperava che Dio gli lasciasse più tempo per stare con la mamma perché ora che si era convertito Agostino aveva trovato nella mamma non so questo Fiolicari è un, un esempio di, di rapporto madre figlio straordinario, però da bacchettoni dobbiamo dar ragione perché io so che ci sono anche dei catto progressisti, cabuffati che ci seguono. Avete ragione, non preoccupatevi. E questa è roba che noi trattiamo così perché siamo dei bigotti, siamo dei bacchettoni. Abbiate pazienza con noi, va bene compagni? Abbiate pazienza. Qualche giorno parleremo anche noi degli immigrati, naturalmente senza accoglierli mai in casa, si capisce, devono essere sempre gli altri ad accoglierlo. In Francia c'è il processo Integrativo, ci sono uomini e donne di tutte le razze, di tutti i colori, andate a vedere come però difendono i confini nazionali a sud e soprattutto a nord, la Francia non scherza, con la Francia non si scherza. Invece, vedete come sta andando in Italia con la vicenda per me ridicola del povero eh, governatore Siculo che vuole difendere eh, i confini regionali e viene per questo indagato, eh, esposto alla magistratura. È veramente, guardate, povera Italia. In mano alla sinistra. Povera Italia, in mano ai comunisti. Questa è per me, eh, grazie a Dio, per me che non sono nessuno, eh, questa è la mia eh, visione. Quindi, confini aperti, eh, con, senza discriminazione: eh, può entrare chiunque, deve entrare chiunque perché lo dice il Vangelo. Bisognerebbe sapere dov'è che il Vangelo dice questo, dove il Vangelo dice questo. Nessuno è in grado di rispondere neppure eh, l'orefice, il paladino di Bergoglio a Palermo. Con lui la diocesi di Palermo è finita, la storia straordinaria ci vorrebbe un vescovo, eh, eh, ci vorrebbe una, un vescovo antagonista di Lorefice per risollevare le vicende. Mi stupisco perché conosco il clero di Palermo, non tutto, eh, ma di una buona parte di clero di Palermo mi stupisco del loro silenzio, del, del silenzio dei miei confratelli, alcuni dei quali di grande spessore teologico, eh, spirituale, non capisco com'è che stiano zitti. Bene, miei cari, per oggi ho terminato e domani riprendiamo perché era giusto oggi e domani parlare di Sant'Agostino con qualche puntatina eh, diciamo di attualità. E ci scusiamo con i compagni eh, rossi eh, che ci seguono se ogni tanto insistiamo nell'essere così bacchettoni, del resto lo era anche Sant'Agostino e Santa Monica, non è che stiamo parlando del patrimonio della Chiesa, hanno ragione su tutto loro, noi che invece la pensiamo diversamente non meritiamo rispetto, ma siamo bestie, animali, degni del carcere, malati di mente, eh, meritiamo il TSO, eh, siamo folli. Siamo la feccia della società e veramente il grado di tolleranza a cui, oggi, eh, a cui perviene oggi la congrega dei compagni è veramente degno del Vangelo a cui fanno riferimento. Beh, c'è subito la prima telefonata, vediamo di che cosa si tratta. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Pronto. Cristo. Spera, sono Lucia da Certano. Sì, prego, Lucia. Allora ieri ho visto tutto. Mentre te parli io mi bevo un po' di caffè che avevo scordato. Vai, Prego. Va, grazie, fa. ascolta, eh, praticamente volevo intervenire ieri sera, ma te lo dico ora perché l'ho qui e eh, bisognerò dire. Io sono di parere, non so se mi sbaglio, eh. Io sono di parere che Bergoglio dell'Italia non gliene frega un tubo, degli italiani, non gliene frega proprio nulla. Si sì. ci fa venire, secondo me, questi emigrati. Perché tanto poi l'Islam e i musulmani vogliono... Portare a sé tutti in un certo senso l'Italia, vogliono farla appunto come sono detto te, sì, musulmana come ho capito io ieri sera, se non ho capito male. E A me questo proprio mi sta qui sullo stomaco, cioè, ma è possibile questi presi, questi vescovi? che un'acrimonio no no ma Lucia eh, guarda intanto grazie Dio ti benedica ma è così eh? non aspettatevi nulla ormai è chiaro come stanno andando le cose c'è un clero assolutamente addormentato forse ormai definitivamente ipnotizzato è la peggior sorte che potesse capitare meglio soffrire come sto facendo io e combattere rischiando se è necessario anche la vita o forse il carcere ma avendo la gioia di sposare la verità piuttosto che starsene nelle parrocchie rintanati a far finta di nulla. Sono d'accordo sul fatto che a Bergoglio interessi meno di un tubo dell'Italia, ma la colpa è nostra di noi italiani, che come vediamo molto bene rispetto alla Francia. Io non a caso ho portato il modello francese perché il, il modello integrativo, eh, no, multiculturale, multiraziale di Parigi e della Francia è noto in tutto il mondo. C'è cioè, un criterio di accoglienza che nessuna nazione al mondo e in Europa. Ah, come la Francia va bene? E la squadra di calcio che ha vinto gli ultimi mondiali è fatta tutta di africani, per essere chiari: che solamente hanno il passaporto francese e parlano francese, ma non sono francesi oriundi ma la maggior parte, perché vanno lì, studiano, eccetera, poi vengono integrati. Quindi da questo punto di vista la. Francia non è che è una nazione che è di destra come l'Ungheria eh, o sovranista. Eh, la Francia è una Francia aperta, accogliente. Ma andate a vedere la gendarmerie come tratta gli immigrati che arrivano in maniera clandestina sulle coste del nord per andare in Inghilterra o a Marsiglia e dintorni. E poi ne discutiamo con questi politici italiani che usano il potere per fare cosa? Per spaventare? Siamo veramente allora in un regime lo so io Pronto? Prossima telefonata Pronto? Pronto? Sì, prego lodato Gesù Cristo Sì, sia Lodato. Buongiorno Sono un po' emozionata <ride> Si sente dalla voce Sono Barbara e chiamo da Teramo Prego, Barbara da Teramo Sì, condivido pienamente tutto quello che oggi è stato detto in catechesi e ehm, però c'è una domanda che da do un po' che cerco di prendere la linea non so se posso farla sulle caratteristiche sulle messe celebrate da preti ehm, diciamo che le definite... In unione con Papa Francesco ecco sì eh, siccome ehm, ecco volevo sapere non avevo capito in un passaggio delle sue catechesi diceva che queste messe non erano eh, comunque eh, buone che anzi mh, ci avrebbero tipo, fatto del male sì cioè, eh, <ride> ma l'Eucaristia cioè Gesù nell'Eucarestia e anche oggi lei diceva che quello che un prete fa, cioè il sacramento, non dipende dalla quantità del prete. Certo. Quindi volevo sapere se l'Eucaristia comunque è consacrata. Certo. figliola cara, allora, sapessi... Spesi... Sì, sì, Barbara da, da, da Teramo hai detto. Da Teramo. Chiami da Teramo. Sì, Barbara da Teramo, sapessi quante volte io ho approfondito questo, però volentieri in una parola adesso nuovamente lo, lo specifico. lo ci mancherebbe, ci mancherebbe. Sarebbe opportuno a questo punto prepararvi all'acquisto del libro Pietro dove sei perché tutte queste tematiche vengono affrontate in maniera semplice affinché tutti finalmente abbiano un vademecum per capire. Però in un minuto adesso preciso, allora la questione donatista è un'altra storia, cioè eh, i sacramenti sono validi anche se il sacerdote non è santo. Un'altra cosa è essere è eretico. Manifestamente, palesemente e pervicacemente eretico. Allora, come dice San Tommaso d'Aquino, non dominutella, come insegna il Nuovo Testamento nella prima lettera ai Corinti e nella seconda lettera ai Giovanni, Gio di Giovanni, come insegnano i padri della Chiesa, no, soprattutto nell'epoca eh, della eresia ariana che Sant'Agostino ha combattuto, non bisogna stare con gli eretici, non si va a messa con gli eretici. Ora, Bergoglio è ormai evidente, a tutti che è eretico Plurieretico, manifestamente eretico, vuole essere eretico, sa di essere eretico, vuol rimanere eretico e approdato all'apostasia, che come dice Sant'Omaso Tommaso da qui nella sua teologia, è il più grave dei peccati perché è l'abbandono totale della fede. E Sant'Omaso dice bisogna prendere le distanze fisiche dall'apostata, perché se no ci si ammala dello stesso peccato. Lo stesso da d'Aquino nella sua teologia è questi 89, articolo 5, dice, dice. Che, eh, quicunque audit missam ereticorum eh, et altera sacramenta peccat, no? Non quindi che sbaglia chi va alla messa degli eretici, non è che sbaglia chi va alla messa di eretici, pecca, commette peccato. Quindi ora, siccome sappiamo che Bergoglio è, è eretico, è idolatra, ha piazzato paciamama, ha fatto i riti satanici con il silenzio dei cardinali, per cui io vi invito a non andare a messa nelle chiese occupate dai bergogliani e a non assistere alla messa celebrata in unione con Papa Francesco perché se lo fate vi macchiate del loro stesso peccato di apostasia, eresia e idolatria non so se in pochi istanti sono riuscito a spiegarlo bene spero tanto di sì comunque ecco cercate bene su Domina nella bacheca si trovano queste catechesi anche recenti che io ho trattate sulla questione della messa una con Papa Francesco eh, la prossima telefonata pronto? Ha lodato Gesù Cristo, Don Alessandro? Sono Elena. Oh Martino, Elena, sempre sia lodato, come stai? Dimmi pure. Procediamo, procediamo tutto. Ascolta, Don Alessandro, innanzitutto complimenti per la catechesi di questa mattina di Sant'Agostino e Santa Monica, due bellissime figure che dovrebbero essere presenti nel, nel mondo d'oggi. Invece, purtroppo, come tu sai, e oggi, come hai detto, i giovani vivono una mondanità sfrenata. Sì, sì, sono completamente affascinati dal mondo. È così, è così. Sì, lontani da Dio, Dio l'hanno accantonato. È vero, è, è vero. vivo io. Con, cioè con Ma cittadini. la colpa è di questo cattolicesimo insipido post-conciliare: eh, i seminari sono vuoti, i conventi sono svuotati. È un momento di grande crisi, non c'è dubbio. Di grande crisi. Sì, I numeri lo dicono. Tramite che mi sento di fare un appello a tutte le mamme che stanno ascoltando. Sì, prego. Cercate, cercate di pregare intensamente per i propri figli, senza mai stancarvi, perché è guai se i figli non hanno l'appoggio materno, perché io so come tu anche tante volte hai detto che la preghiera della mamma arriva dritta al cuore. Sì, lo diceva Padre Pio questo. Infatti eh, ti dico una cosa, io come tu sai ho avuto tanti problemi e continuo ad averli perché è un ragazzo di 19 anni sta vivendo l'adolescenza. Sì, in questo sì. Mondo sì. Che è e la mia preghiera è incessante, offro tante preghiere al Signore veramente col cuore, pianti, lacrime, Sì, sì. E, Ma non voglio fare vittimismo perché non sono la tipa. Però ho detto questo, qualcosa si sta muovendo. Incessante. Bene, 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 e, bene. Dio è grande. Voglio fare un appello a tutte le mamme: ricordatevi che Dio è grande. Dio esiste ed è presente nelle nostre vite, soprattutto nelle famiglie, consacratevi al cuore Immacolato di Maria, ai tre cuori uniti di San Giuseppe, di Gesù e di Maria, perché operano grandi miracoli, Bene. Sì, se non hanno l'appoggio nostro è finita. Grazie Elena. Devono, devono ritornare alla preghiera, le mamme, la preghiera di cuore. Esatto, grazie di questa tua testimonianza. Dio ti benedica sempre, Elena, eh. coraggio sì. avanti con Maria. Sì. A presto, a presto. E quindi è un appello a tutte le mamme, pregate, pregate, pregate con fiducia il Santo Rosario. Eh, prima o poi la preghiera di una mamma ottiene risultati come abbiamo visto nella storia di Santa Monica. Bene miei cari, qui si conclude la rubrica oggi di Santi e Caffè nella vigilia della festa di Sant'Agostino, per intercessione di Sant'Agostino, di Santa Monica e di Sant'Ambrogio, che finì per convertirlo definitivamente a Sant'Agostino, invoco su tutti voi la benedizione del Signore, soprattutto sulle mamme e sui loro figli. Benedicat vos, onnipotens Deus, pater et filius et spiritus santus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.